mezzanotte in punto si sente un gran rumor. Sono gli scariolanti le dirà che vengono al lavoro. Volta, rivolta e torna rivolta. Noi siamo gli scariolanti le dirà che vanno al lavoro. Gli scariolanti belli son tutti ingannator, che ha ingannato la bionda le riderà per un bacin d'amor. Volta, rivolta e torna rivolta. Noi siamo gli scariolanti le riderà che vanno a lavorare. Ecco, e traghettarono il Tevere a gruppi, perché erano 500, su un barcone, un grande barcone, largo, piatto, col fondo piatto, perché non doveva pescare molto, ecco, che era spinto a forza di braccia con una pertica da un vecchio con una gran barba bianca e dal viso giallo, tanto che alcuni ravennati, non perché fossero istruiti, ma perché Dante è stato sempre popolare, Ravenna lo chiamarono subito Caronte, quello cioè che portava le anime nell'inferno, perché già durante il mano a mano che lentamente traghettava il fiume, tentarono di dire qualche parola, di scambiare qualcosa. Il vecchio non rispose, non disse nulla, solamente quando li ebbe sbarcati, diciamo così, tutti quanti, disse: disgraziati, siete venuti a morire. Una volta scesi a terra, ecco, camminarono a piedi per circa un chilometro e raggiunsero il borgo di Ostia, Ostia antica. A quel tempo il borgo era completamente in rovina, c'erano le rovine del castello, c'erano rovine di alcune case, ecco, e c'era un silenzio quindi assoluto, rotto solamente dai grilli degli uccelli, perché erano zone ricchissime di selvaggina, di uccelli di valle, di passo, ecco, c'erano, videro per la prima volta i bufali, che erano animali enormi, che sguazzavano dalla melma, nel fango. Pensate che i bufali venivano adoperati precedentemente anche per sgombrare i canali. Quando dovevano pulire il fondo di un canale, mandavano tutti i bufali uno davanti all'altro, perché con le loro masse, ecco, se c'era della ramaglia, delle cose, li sgombravano. Videro questi enormi bufali neri che sguazzavano nella melma. Davanti a questi uomini sbigottiti, diciamo, ecco, si stendevano migliaia di ettari da bonificare, perché questo primo contratto riguardava la bonifica di 3.000 ettari. Detto così, romagnolo, sono 9.000 tornature, ecco, pensate, 9.000 tornature, qualcosa come, non so, 400 poderi circa, ecco, anche più. Erano ricoperti di stagni, di paludi, c'era tutto un intrico di canali. Poi non è che fosse un terreno tutto quanto piatto, c'erano delle colline, ecco, era una zona veramente selvaggia. Mentre guardavano con stupore, con ribrezzo, tutta questa distesa che si squaternava, diciamo così, davanti a loro, venne un uomo che tirava un carretto, anche lui giallo, per la malaria, ecco. E era il postino che una volta alla settimana veniva in questa località, perché c'erano alcuni abruzzesi e alcuni marchigiani che lavoravano per i proprietari delle terre dell'Agro, di alcune terre dell'Agro, di alcune, erano proprietari da più di 100.000 ettari, ecco, quindi più della metà dell'Agro romano, ecco, e gli portavano la posta. Anche questo postino, chiamiamolo così, magro, giallo, aveva un'aria spiritata,
Anche lui vuole dire la sua, dice, qui non ci vive neppure il diavolo, questo è il luogo della morte. E poi indicò in questa zona, ogni tanto c'era un monticello di pietre, talvolta in cima a questo monticello c'era una croce di legno, vedete, questi sono tutta la gente che è morta di malaria, non, i cadaveri non sono stati richiesti, perché le famiglie da dove venivano non sapevano, sono stati sepolti dove sono morti, dove sono. Questo ecco, fu il primo impatto, diciamo, dei braccianti ravennati. Della bonifica del lago romano si parlava da secoli. Ecco. Prima era appartenuta alla Chiesa, allo Stato Pontificio, ecco. Si era fatto qualche tentativo, però era finito sempre nel nulla. Ma la situazione era diventata insostenibile dopo il 1870. Perché il 1870? Perché col 1870 Roma diviene capitale d'Italia. La corte si trasferisce, prima da Torino si era trasferita a Firenze, poi da Firenze si trasferisce a Roma. Già quando la corte arrivò c'era una piena del Tevere, Roma era tutta allagata. Nel 1878, cioè 8 anni dopo, Vittorio Emanuele II morirà di malaria. Di malaria, perché la malaria era terribile a quel tempo. E quindi anche una corte come quella dei Savoia, che non erano certamente dei campioni di intelligenza, avevano capito che non potevano continuare con alle porte di Roma un territorio dove quella poca gente che c'era viveva nelle caverne, oppure in delle capanne, morendo di fame, di stenti, di malaria. Quando andavano, non so, appuntamenti internazionali o venivano, si vedeva che attorno a Roma c'era era una situazione insostenibile. Quindi si pensava di fare qualcosa. Il primo che si era preoccupato di bonificare l'ago romano era stato Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, il quale in Parlamento aveva portato questo problema con un piano, un progetto grandioso, prevedeva la deviazione del corso del Tevere perché non allagasse più in questo modo quando esondava, la costruzione di un porto fluviale a Fiumicino, la bonifica di Ostia, di Maccarese. Però non si era potuto fare niente per l'opposizione in Senato dei grandi proprietari. I grandi proprietari erano stati, infatti i senatori non erano elettivi, ma nominare il re, i grandi proprietari, perché non erano interessati a questo? Non erano interessati a questo perché a Roma in quel tempo c'era una vera e propria esplosione urbanistica. Roma era diventata capitale d'Italia, quindi si costruivano ministeri, palazzi, ecco, e se avevano dei soldi da investire, questi qua non li investivano nella bonifica di questi territori, ma nell'edilizia, nelle banche, ecco, dove rendevano di più. Infatti, ne avevo accennato prima, 8 di queste famiglie nobili, che erano i principi Torlonia, i Borghese, i Colonna, i Doria Panfili, gli Aldobrandini, i Chigi, i Rospigliosi e i buon compagni Ludovisi, possedevano circa 100.000 ettari, la metà del lago romano. Questi 100.000 ettari da coltivare ce n'erano pochi, però loro si accontentavano di questo, avevano altri reddite e quindi non volevano assolutamente sentire di parlare di bonifica. Nel 1880 si era tentato un altro esperimento addirittura, erano stati mandati ad Ostia 200 detenuti, erano detenuti e li facevano lavorare. Dopo 2 anni erano tutti morti, di malaria o di altro. I ravennati erano abituati alla povertà, alla fatica, abbiamo visto, mangiavano le rane, non è che guazzassero nell'oro, ecco. Lavoravano i lavori, fatica e si guadagna, dice Guerini a un certo punto, ecco. Però, ecco, vedendo l'immane lavoro che li attendeva, vedendo questo paesaggio di morte, erano rimasti letteralmente terrorizzati. E la sera del primo giorno, in cui si trovavano lì, vollero fare un'assemblea. E in questa assemblea dissero che volevano ritornare a Ravenna.
Allora parlò prima Baldini, non fu lasciato finire, parlò in un secondo momento a Muzzi, che a un certo punto si mise a parlare in dialetto, io ve lo dico in italiano, e dice: ma cosa credevate qui? Che ci fosse l'osteria della Betta? L'osteria della Betta era un'osteria dove andavano spesso questi braccianti, insomma così. Ecco, badate che quando siete andati via da Ravenna vi hanno accompagnato con la banda, ma quando tornerete adesso a casa vi diranno che siete una massa, sì, una massa, ecco, che siete una massa di vigliacchi. Di vigliacchi. Silenzio, queste qua. Poi si mise a piangere, si voltò per non farsi vedere, per vedere il fallimento di tutto questo lavoro che era stato fatto. Si fecero la tardi, non si era deciso niente, andarono a dormire per tutta la notte. In questi magazzini si sentirono mugugni, la gente rifletteva, pensava, ecco, prendeva decisioni, e il giorno dopo iniziarono i lavori, decisero, ormai c'era, non potevano tornare indietro. I lavori però si presentarono molto più difficili del previsto, cioè i Ravenati erano esperti in bonifiche perché le avevano fatte con di loro, ma le bonifiche che facevano i Ravenati erano bonifiche per colmata, cioè nelle zone depresse portavano la terra, portavano, oppure con i fiumi, con il fango dei fiumi. Qui invece non si doveva fare per colmata, ma si doveva scavare, cioè si doveva scavare tutta una rete di canali che portassero, che facessero confluire le acque in un grande bacino da cui le idrovore, quando ci sarebbero state, avrebbero riversato le acque in mare. La zona non era pianeggiante, era montuosa, anche c'erano colline, quindi frane, quindi il lavoro era un lavoro molto, molto, molto difficile. Quindi per anni gli scariolanti, ecco, ebbero davanti a loro una distesa immensa di acque, di fango, che dovevano delimitare costruendo degli argini, incanalare degli scoli. Solamente nel 1889 poterono avere delle idrovore efficaci. Prima gli avevano dato delle idrovore, ma erano idrovore che non servivano poco, delle idrovore efficaci. Per di più, nel biennio 1886-87 ci furono delle piogge torrenziali, quindi Tevere andò in piena e gran parte dei lavori che avevano fatto vennero quasi annullati. Quindi la bonifica diventava proprio una vera e propria sfida, una sfida senza precedenti. Si dovevano fare i conti con i dislivelli del terreno, e con le boscaglie, perché c'erano zone con alberi, anche con gli stretamenti improvvisi. Sarebbero occorsi 7 anni, ecco, ci vogliono 7 anni anziché i 4 previsti per bonificare i primi 3.000 ettari. Quando si diffuse la notizia che nel lago Romano, quindi alle porte di Roma, c'erano più di 500 braccianti ravennati, operaie, romagnoli, ecco, tutti quanti i giornalisti, in cerca di notizie, andarono subito per vedere cosa succedeva, ecco, che gente era, erano in fama quasi di assassini, uomini politici, andarono funzionari, giornalisti, spinti dalla curiosità, ecco. E fra questi cronisti ce ne fu addirittura uno inviato dall'Osservatore Romano. L'Osservatore Romano era il giornale del Papa, diciamo così, ecco, del Vaticano, diremmo noi oggi. Il giornalista trascorse una intera giornata nel cantiere, e pubblicò in seconda pagina dell'Osservatore Romano un articolo di quattro colonne, e per prima cosa si dichiarò stupito, sorpreso, cito le sue parole, per le attenzioni premurose e le cortesie squisitissime di cui sono stato fatto oggetto. Ecco, quei mangiapreti gli avevano fatto visitare i cantieri, i dormitori, le cucine, il forno, dove con sua grande meraviglia vide che si cuoceva del pane bianco. Oggi non sembra niente. A quel tempo esistevano in Italia due razze di persone: quelle che mangiavano il pane bianco, cioè pane di grano, e quelle che mangiavano tutt'altra cosa. Quelle che non mangiavano il pane bianco erano le persone di 1700 comuni in Italia.
quindi era sconosciuto, quindi rimase stupito quando gli dissero che per 5 volte alla settimana veniva dato una minestra in brodo, tutti i giorni avevano un piatto di carne e una razione di vino, per provvedere ai bisogni logistici di questa comunità. C'era una squadra speciale di macellai, di fornai, di barbieri, di calzolai. Poi scrisse: l'amministrazione è tenuta con molto ordine, col sistema di partita doppia, l'ave e la vera, che allora era considerata la cosa più esatta. È proibito il gioco d'azzardo, l'ubriachezza. L'ubriachezza e la mancanza ai doveri sono puniti con multe da 5 a 10 lire, che era una somma notevole. E il giornalista, sempre più meravigliato, scrive: come si vede, se qui socialismo c'è, non è socialismo anarchico, anzi è disciplinato, quasi come uno Stato. Questi operai sono in fondo dell'ottima gente, mostrano grande spirito di disciplina, solidarietà, rispetto ai capi e al regolamento. Solo nelle ultime 2 righe, non poteva farne meno, scriveva nell'Osservatore Romano, dice: oh, dice, se ci fosse un po' di spirito cristiano individuale e collettivo, non poteva essere. In realtà lo spirito cristiano c'era, ma non quello è. Cristiano come loro. Quando i braccianti ravennati arrivarono ad Ostia, non c'era ad Ostia nessun presidio sanitario, nessun medico voleva andare a fare il medico condotto in questo luogo, perché insomma, dalle descrizioni che vi ho fatto, era un deserto di melma, di acque putride, e quindi operai e azzore cominciarono ben presto a morire di, innanzitutto, di malaria, poi di polmonite, di tetano e anche altre malattie. Nei primi anni il tributo dei malati pagato dagli scariolanti raggiunse il 20%. Il 20% di quelli che andarono a lavorare morirono. I sopravvissuti provvedevano alle vedove, agli orfani, con una solidarietà proprio propria di una repubblica perfetta, ecco. Invano chiesero più volte all'amministrazione di Roma la presenza di un medico, di una farmacia, di un servizio che collegasse la sede dei lavori con la capitale, per andare alla capitale. A Roma non mica c'era una strada, c'era un sentiero praticamente, c'era un sentiero. Quando uno si ammalava, veniva caricato dai compagni in una barella con le ruote, e se la malattia era insomma piuttosto grave, uno si metteva le stanghe, gli altri spingevano dietro e lo portavano a Roma. Ci volevano 3 o 4 ore, ci volevano. Con rischio poi che dovessero battagliare perché l'ammalato venisse ricoverato negli ospedali romani, perché spesse volte trovavano anche difficoltà. Per ovviare a questo, si allestì un'infermeria sotto l'egida della Croce Verde, dove prestavano servizi alcuni operai a cui era stato fatto una specie di corso per le prime cure, Purtroppo si dovette attendere il 1900, perché venisse attuata lì la prima campagna antimalarica, cioè venisse distribuito il chinino, ovviava alla malaria, non che facesse bene, perché chi era costretto a prenderne molto poi diventava soldato, insomma. Io ho avuto un professore che aveva preso il chinino perché era stato in una zona malarica, noi in scuola spesso cantavamo sotto voce, lui sentiva solamente qualche volta. E questa era la situazione. Il territorio della bonifica confinava con Castel Porziano oggi appartiene allo Stato ed è una specie di residenza estiva del Presidente della Repubblica. Certo. Allora era una tenuta reale, apparteneva al re, e il re aveva anche accanto a Castel Porziano la pineta di Castel Fusano, che era stata presa in affitto perché erano luoghi in cui Umberto I, il sovrano dal 78 al 900, dopo la morte di Vittorio Emanuele
secondo c'è Umberto I, andava a caccia, era appassionato di caccia, e lì la selvaggina, di selvaggina ce n'era, quante se ne voleva. Umberto I si recava quindi spesso a caccia e si fermava talvolta anche a osservare i lavoratori e rimase anche stupito per l'ordine che regnava in questa comunità. C'era una guardia reale che settimanalmente inviava un rapporto al re dove diceva cosa succedeva, cosa non succedeva. Non c'era mai notizia di disordini, di violenze di alcun genere. Era gente che lavorava a modo, non dava mai grattacapi. Era gente che piaceva al re, ecco, il quale manifestò una certa simpatia nei confronti di questa gente, soprattutto per un capo cantiere che veniva da Piangipane, una località vicino a Ravenna, che si chiamava Evaristo Missiroli, ed era un bravissimo cacciatore. Ecco, il re, che era appassionato di caccia, quando vide Giuseppe, vide insomma, che questo era un bravissimo cacciatore, ogni volta che andava a caccia voleva che Evaristo lo accompagnasse. E questo Evaristo insegnò fra l'altro al re la caccia in tinella, nella botte, che il re non la conosceva, cioè c'erano le paludi lì, ci metteva una botte, dentro la botte, poi c'erano gli stanti, cioè delle anatre, di legno, ecco che gli richiami tutto quanto, quando erano passavano il deserto, allora calavano giù e ci sparavano. E quindi era molto appassionato, il re si appassionò subito di questa caccia in tinella. Una volta, ecco, il re, non è che sì, era appassionato di caccia, ma delle volte faceva anche padella, no? Non prendeva. Una volta c'era un Germano Reale che veniva, pam, sparò, non lo colpì, sparò Evaristo, lo colpì subito, se non che Germano Reale cadde proprio in testa al re, sfocandolo tutto. Sì, Evaristo, non si scherzava mica tanto, insomma, ci rimase male, cercò di chiedere scusi al re, sono parole precise, e lei dice, so che sei un socialista come tutti i tuoi compagni, ma, dice, con un'anatra sulla testa non si attenta al re.